Bene, vediamo Minecraft e i libri. Ok, abbiamo visto stasera un po' di cose sui libri. Prima di vedere i libri, vediamo ancora qualche cosa sui cartelli. Quindi i cartelli sono, vedete che li troviamo qui, cartelli. Un cartello questo, ce lo prendiamo e possiamo scrivere sul cartello, questo l'abbiamo visto. Ok, nei cartelli possiamo scrivere delle cose, quindi sono un cartello, perfetto. Poi posso anche scrivere un cartello con i colori e se voglio scrivere con i colori basta che metta, dunque, è commerciale, quindi scrivo è commerciale A e poi ciao. Poi qui posso mettere e commerciale B mondo, okay? Facendo così vedete che avendo le necessarie plugin, in questo caso Essentials, abbiamo i cartelli con le scritte colorate. Dunque il significato dei colori li trovate anche qua, quindi c'è praticamente Minecraft gamepedia.com formatti in codes. E vedete che abbiamo una serie di colori, quindi è commerciale con tutti i colori che ci interessano. Fate poi attenzione a questo simboletto qua che ci servirà per fare dei colori un po' particolari fra poco. Comunque, il concetto è che possiamo fare i colori nei cartelli e possiamo anche metterlo in chat, nel senso che qui possiamo mettere è commerciale B, hello. E commerciale di Word e vedete che abbiamo i colori anche in chat. Ci sono una serie di colori e di effetti che possono essere ottenuti. Per esempio c'è anche questo molto divertente che è commerciale K, quindi possiamo per dire mettere è commerciale K, dunque tutto ciò che vogliamo. Vedete che in questo caso abbiamo questo interessante effetto che è un po' divertente, no? Che ci piace. Ok, quindi i cartelli, abbiamo visto come fare i cartelli. La cosa che però abbiamo iniziato era quella di fare i libri. Allora, i libri. Vediamo, time, day. Allora, per fare i libri occorre avere dall'inventario che cosa? Un oggetto, quindi prendiamo libro. Ecco, vedete che c'è il libro e penna. Quindi prendiamo libro e penna. Libro e penna, selezioniamo. Allora, una volta che abbiamo selezionato libro e penna, vedete che ci compare il libro. E quindi qui possiamo dire, dunque, qui dice nel bel mezzo di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la retta via era smarrita. Adesso qui non sono sicurissimo, ma probabilmente è relativamente corretto. Questo si possono mettere tante pagine, quindi questa qui è la pagina 1, così si mette pagina 2 e qui potete scrivere quello che volete. E potete scrivere dei libri molto lunghi anche se sembra poco, però in realtà qui si possono mettere tante cose. Allora, finché non viene firmato, il libro è aperto, no? Quindi aperto vuol dire che è in bozza, quindi tendenzialmente la potrei perdere. Vedete che tra l'altro mentre ci passo adesso qui me lo fa vedere nell'inventario quando vado su questo libro. Con questo plugin mi fa vedere che è unlocked, vuol dire che non è stato chiuso, non c'è titolo e non è scritto da nessuno. Okay? Se io lo voglio finire il libro, devo, tasto destro, firmarlo. Quando l'ho firmato gli do il nome, quindi Divina Commedia, per dire, lo firmiamo e a questo punto il libro diventa a tutti gli effetti Divina Commedia originale. Ok? Quindi, come faccio ad esempio per darlo alla gente? Stasera abbiamo visto che bastava fare Q, mentre ce l'avevo selezionato, Divina Commedia by Edu3D, facciamo Q, vedete che il libro viene buttato lì e
un'altra persona può finirci sopra e si raccoglie la Divina Commedia. Questo è uno dei sistemi, no? Per dare i libri. In realtà ne vedremo molti altri. Una cosa che è interessante è che dice, supponiamo di voler distribuire questo libro, quindi dobbiamo farne delle copie, no? Di questo libro. Allora, per farne delle copie ci sono, in realtà stasera non l'abbiamo visto, ma l'ho scoperto poi dopo, diversi sistemi. Allora, un sistema consente di, avendo dei libri, dunque facciamo così, adesso ci prendiamo dei libri, ok, vergini, questi libro e penna, ce ne prendiamo un po'. Ecco, qui tra l'altro c'è un modo, se qui facciamo more, praticamente ci riempie, questo è un cheat, cioè riempie 64 libri vuoti, no? Quindi se noi vogliamo ricopiare questo libro, Divina Commedia, per n volte, possiamo farlo col crafting. Col crafting come facciamo? Quindi dobbiamo andare in game mode, quindi game mode 0, survival. Ok, a questo punto, quando siamo in modalità survival, possiamo prendere il libro che vogliamo duplicare e poi gli mettiamo. Ecco, vedete, in questo modo abbiamo duplicato 3 volte, quindi abbiamo il libro Divina Commedia originale e poi 3 copie della Divina Commedia. Quindi questo, se noi lo prendiamo, questa. E questo era l'originale. Questo cos'è? Sempre Divina Commedia. Okay? Quindi cosa vuol dire? Che noi adesso abbiamo, eccolo lì, andiamo a prendere, quindi questa Divina Commedia, se lo leggiamo vedete che è sempre quella, quindi l'abbiamo copiata n volte, 3 volte. Se dobbiamo stamparlo moltissime volte, un'altra tecnica è di posizionarsi avendo il cheat, ecco, sul Divina Commedia e poi fare barra more. Barra more praticamente ci dà 64 copie della Divina Commedia. Ok. I libri possiamo anche comunque costruirli con, quindi prendiamo, allora, libro e penna qua, possiamo prendere a colori, no? Allora, per fare i colori ci abbiamo la possibilità di usare, se vogliamo farlo color rosso, un pezzo, allora facciamo il copia di questo rosso da questa pagina, vedete che c'è proprio il simbolo del paragrafino, andiamo qua e qui facciamo Ctrl V e vedete che ce l'abbiamo rosso. Se vogliamo fare qualcosa di un altro colore, per esempio così facciamo cancelletto M. Andiamo qua, Ctrl V, e qui abbiamo, vedete, il cancellato. E possiamo fare tutte le cose che vogliamo, no? Qua. Quindi vedete che c'è possibilità di fare i libri con i titoli a colori e tutta questa cosa. Ora, un modo interessante per distribuire i libri è quello di usare le cornici, i frame. Vedete, questo è un frame. Allora, se io metto i frame, un frame cos'è? È una cosa che metto su un muro per fare una specie di biblioteca e poi posso prendere un libro già scritto e poi glielo piazzo dentro. Vedete che a questo punto qui ho messo la Divina Commedia di Edu3D. O qui potrei mettere un altro libro. Nel senso che posso fare, dunque, vediamo un po', ne ho altri, sì, boh, avevo delle prove qua. Vabbè, ci sono vari libri, insomma, questo qui ad esempio, ah, ce lo prendiamo. Questo qui, che si chiama AA, lo mettiamo qua, vedete che qui c'è il libro AAA. Ora, quindi abbiamo fatto la nostra biblioteca con i nostri libri, quindi andando su qua le persone potrebbero arrivare e dire ok, voglio prendermi e leggere il libro. Come fanno per leggere il libro? In realtà devono avere un libro vuoto in mano e a quel punto lì se io vado sul, se mi avvicino,
dico la Divina Commedia e faccio tasto destro, vedete che carica il libro nel mio libro vuoto. Quindi cosa vuol dire? Che a questo punto, se io faccio tasto destro, avendo selezionato sotto il libro vuoto, mi leggo esattamente il libro, quindi riesco a ottenere questo mestiere. Ok. Qui in realtà sul server ho caricato un plugin che si chiama Massive Books, che dà una serie di comandi di cheat, diciamo, tra cui anche questo qui dei frame, credo. Praticamente slash book, vedete che mi fa vedere un po' di cose, no? Quindi book. Allora si può fare per dire book unlock. Unlock cosa vuol dire? Che un libro chiuso, firmato, può essere riaperto. Quindi, ad esempio, se noi adesso abbiamo dov'è? Prendiamo zac. Questo qui è un ZZ, no? Adesso c'è un ZZ, vedete che è un libro chiuso, sigillato. Se faccio tasto destro mi fa vedere dalle falde del Kilimangiaro, ma se io faccio barra unlock, sarà forse book unlock, allora questo libro vedete che diventa aperto e può essere modificato. Questo non, normalmente in Minecraft non si può fare, ma così essendo aperto posso modificarlo e mettere delle aggiunte. Questo è interessante perché a questo punto lo richiudo e questo qua diventa AAA versione 2.0 e quindi ho fatto una modifica al libro. E questo libro poi posso... Allora, questo per... se voglio sostituire una versione in biblioteca, prima devo togliere il vecchio libro che c'era. E poi ci metto la nuova versione. Quindi a questo punto possiamo prenderci il kill, cioè praticamente il... Quindi andiamo in game mode 1. Ok, ci prendiamo il libro. La versione italiana, quindi libro con kill, questo, libro e penna ce l'abbiamo, quindi qua è praticamente il discorso che essendo qui, ok, vedete che mi ha caricato la versione 2.0. Questo plugin del server c'è anche un sacco di altre utilità, nel senso che posso avere un libro in mano, questo qui ad esempio, le falde del Kilimangiaro aggiunto, e poi posso fare book save e lui questo libro vedete che me lo salva sul server con un nome AAV2. Questo vuol dire che chiunque può consultare questo libro semplicemente facendo book list. Vedete che qui abbiamo i vari libri, c'è un libro AAV2, AA e un prova. Posso anche mettere la Divina Commedia, c'è quel pezzo di Divina Commedia, quindi lo riprendiamo, quindi questo qui lo dobbiamo avere un libro con penna vuota, quindi lo libro. Ok. Quindi qui a questo punto, tac, vedete che ci siamo presi la Divina Commedia, che era questa. Questa Divina Commedia possiamo salvarcela, book save, quindi abbiamo Divina Commedia, book list, abbiamo la Divina Commedia. Ecco, questo è interessante perché una volta che i libri sono salvati sul server, io posso semplicemente leggerli per nome, nel senso che cerco libri, mi prendo il libro e penna, questo, ok? E poi faccio semplicemente book load, quindi carica, e
E poi gli chiedo divina, credo che lo prendi perché se faccio invio, vedete che mi ha cambiato il kill, quindi lo leggo e quindi leggo il mio libro. Ok, quindi come vedete abbiamo un sacco di comandini, book, 2, ok, quindi 6 posso cancellare, ci sono un po' di altre cosette, ma nel complesso questo è a posto. Solo una cosa, ho visto che esiste anche la possibilità di scrivere i libri su me l'ho salvato. C'è proprio un programma su internet che permette di scrivere i libri in maniera umana. Quindi se noi andiamo, ok, allora, dunque, skip, via. Allora, ecco qua, Minecraft Book Editor. Allora, Minecraft Book Editor è interessante, questo link. Ok, quindi crede, dunque, perché non lo sta facendo? Ah, perché ce l'ha in un formalismo, scusate, Minecraft Editor, quindi andiamo, vabbè. Ok, qua. Perfetto, quindi Minecraft Tools and Book PHP. Qua posso scrivere il libro. La cosa interessante è che posso scriverlo in maniera umana, no? Quindi, ciao, sono il libro. E poi posso, per dire questa parte qua e voglio farla in rosso. E così via, cioè, quindi posso editare il libro da fuori e poi quando il libro è pronto posso, bene, innanzitutto lui mi fa una preview del libro, ma poi c'è questo generate command che per dire mi permette di generare o un div che mi dà il libro, quindi posso andare qua e togliamo questo coso e quindi facciamo incolla di questo. Eccolo lì. Quindi ho fatto copia incolla. Ah sì, perché era un comando. Quindi invece da mettere probabilmente dentro un blocco comandi, ma noi possiamo fare così. Ok. Ed è che mi ha dato un libro. Faccio tasto destro e vedete che ho ottenuto il libro. Oppure ancora mi dà proprio direttamente la stringa che posso usare per generare il libro con i colori e tutto il resto. Quindi qui posso andare qua. Andare libro, ok, quindi qua nel momento in cui edito questo faccio incolla, no, non è questa l'incolla, incolla, giusto, è questo, copia, e qua facciamo CTRL V, vedete che mi ha messo esattamente il libro, quindi io posso lavorarci sopra. Quindi tutto questo discorso è per dirvi, no, un'altra cosa forse ancora ultima che me l'ho dimenticato, è se abbiamo un libro, per esempio questo qui, AAA,
E se voglio copiarlo n volte, posso anche fare qua book copy 20. Allora il libro su cui sono posizionato viene creato, viene copiato n volte e quindi mi sto generando n copie. Però diciamo che col more che avevamo prima è ancora più efficace perché ne ho 64 copie automatiche. Credo che probabilmente ci sono anche altri sistemi per fare librerie, ma ne abbiamo viste di alcuni molto intellighiotti, anche se purtroppo alcuni di questi sistemi qua usano i plugin. Sui libri per il momento credo sia tutto. Buonasera.